Antisemitismo e droga, fornaio nei guai, 53enne lucchese arrestato dalla polizia, si definiva cacciatore di ebrei e in casa aveva un laboratorio per la coltivazione di marijuana. Fossi pieni e laguna sotto le mura, nudifragio su Lucca, pezzo di cornicione si stacca da Palazzo Pretorio e cade in Piazza San Michele, nessun ferito. Tromba d'aria a Torre del Lago, volano tegole e cornicioni nella zona di via Guidiccione Est. Controlli antidroga nelle scuole, operazione dei carabinieri negli istituti scolastici della Valle del Serchio. Lo sport, le mura contro Venezia, è sfida ad alta quota, al Palatagliate il big match della decima di andata, Lucca affronta una delle corazzate del torneo. Ciclismo, addio cronosquadre, si sale sul Pitoro, novità nella prima tappa della Tirreno Adriatico che scatterà l'11 marzo dalla Versilia con una tappa in linea per velocisti. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo di cronaca e di un arresto che c'è stato a Lucca, eseguito dalla polizia. È stato arrestato un fornaio di 53 anni per coltivazione di marijuana, ma è stato anche denunciato per istigazione all'odio razziale. Si definiva cacciatore di ebrei, aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook alcuni post dal contenuto chiaramente antisemita. In una foto teneva in pugno un'arma, risultata poi una pistola giocattolo, accompagnato appunto dalla dicitura cacciatore di ebrei. È stato così denunciato Paolo da Prato, 53enne di Lucca, con un'attività da fornaio in Valle del Serchio, con la pesante accusa di istigazione all'odio e alla violenza per motivi razziali e religiosi, un'accusa grave della quale dovrà rispondere di fronte alla magistratura. Giovedì mattina personale della Digos della Questura di Lucca, coordinato dal vicequestore Leonardo Leone, ha eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Il soggetto in questione è stato denunciato alla procura e chiesta una perquisizione che è stata subito delegata dal PM, in questo caso era il dottor Inganci, ed eseguita ieri mattina. All'interno dell'abitazione è stata rinvenuta la pistola utilizzata nella fotografia di cui si parlava prima e quindi in pratica avevamo avvalorato la nostra ipotesi investigativa anche col rinvenimento di una bandiera con la croce celtica, però la sorpresa non è finita lì, perché nello scantinato della stessa abitazione gli operatori della Digos hanno rinvenuto una vera e propria piantagione di marijuana, una serra installata all'interno dello scantinato con due diversi locali, uno per la produzione e quello successivo per l'essiccazione, che ha consentito anche di rinvenire mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo appunto marijuana pronta allo smercio. Adesso parliamo del maltempo, della pioggia che è arrivata sulla Lucchesia e sulla Versilia. Prima vediamo le immagini girate nel capoluogo. Una pioggia battente che a tratti ha assunto la violenza di un nubifragio ha provocato disagi in tutta la Lucchesia e in particolare nel capoluogo. In piazza San Michele, in pieno centro storico, si è staccato un pezzo di cornicione dalla facciata di Palazzo Pretorio, proprio nel luogo dove spesso si esibiscono gli artisti di strada. Fortunatamente in quel momento, proprio a causa della pioggia, in piazza c'era poca gente e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Lucca che hanno subito provveduto a limitare l'accesso alla zona in attesa delle verifiche da parte dei vigili del fuoco. Un po' di preoccupazione c'è stata anche per il rapido innalzarsi dell'acqua nei fossi cittadini, con il livello che è arrivato praticamente al limite delle arcate dei ponti. La pioggia però si è fermata prima che potessero crearsi problemi più grossi. Come ormai accade periodicamente, si è inoltre verificato l'allagamento di alcuni tratti degli spalti delle mura, che tra Porta Elisa e Porta San Pietro si sono trasformati in una sorta di palude, habitat ideale per l'avifauna locale. Nella zona di Porta Sant'Anna invece gli spalti si sono trasformati in una vera e propria laguna, che ha creato atmosfere suggestive in stile veneziano, con il tocco magico fornito dall'illuminazione sotto le mura che è diventata subacquea. Disagi ci sono stati anche nei quartieri di Sant'Anna e San Concordio, dove si sono verificati allagamenti in diverse strade.
Adesso guardiamo queste immagini che ci sono state inviate da un nostro telespettatore. Ci mostrano come siano scaturite delle fontanelle d'acqua dalle pareti mattoni del sottopasso pedonale di San Concordio. Le immagini, appunto, ci sono state inviate da un telespettatore. Probabilmente è il caso di condurre controlli su quanto sta accadendo a questo sottopasso. Ci spostiamo adesso in Versilia, per la precisione a Torre del Lago, dove si è verificata una sorta di tromba d'aria. Danni alle case, ai tetti, agli arredi dei giardini e le tende esterne. Una violenta tromba d'aria nel primissimo pomeriggio ha provocato ingenti danni a Torre del Lago, dove tegole e cornicioni sono volati via nel breve spazio di pochi secondi. Un fenomeno atmosferico violento, molto localizzato e soprattutto non prevedibile, che al suo passaggio ha colpito soprattutto la zona di via Guidicciona Est, per fortuna senza provocare feriti. Per tutto il giorno, numerose autoscale dei vigili del fuoco e di aziende private inviate sul posto dal comune di Viareggio hanno operato per mettere in sicurezza case ed edifici dove sono ripristinati cornicioni, terrazze e l'intonaco di numerose abitazioni. Sul posto anche la Polizia Municipale, che si è occupata della messa in sicurezza delle persone. Nel frattempo è stato attivato il piano di protezione civile regionale che, in collaborazione con l'istituzione toscana, prevede la messa a disposizione di stanze di albergo per le famiglie che si dovessero trovare ad avere la casa inagibile. Per chiudere la pagina del maltempo, diciamo che ci sono stati disagi in tutta la Lucchesia, anche in Valle del Serchio e nella Piana. Proprio per quanto riguarda la Piana, andiamo a vedere queste immagini che sono state girate presso la baracca di Nanni a Porcari e ci mostrano gli effetti di questo improvviso innalzamento del livello dell'acqua. C'è stata la piena del Leccio, del Fossa Nuova e anche del Ralla. È stata avviata una stazione di pompaggio al Rietto. Sul posto, oltre al personale, il sindaco Fornaciari e il vice Fanucchi. Questo è un particolare del rio Ralla, vedete che si è formata una discreta cascata. Fortunatamente non ci sono stati gravissimi problemi. E adesso ci spostiamo in Valle del Serchio per una serie di controlli antidroga eseguiti negli istituti scolastici. Questo venerdì mattina, così come già avvenuto lo scorso 11 dicembre, i carabinieri del Comando Compagnia di Castelnuovo Garfagnana hanno eseguito specifici ed articolati servizi di controllo rientranti nell'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi all'interno degli istituti scolastici della Valle del Serchio, operazione denominata Scuole Sicure. Così come l'11 dicembre scorso, anche questo venerdì mattina l'attività ha interessato tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore di Castelnuovo Garfagnana, Bargenburg e Mozzano ed è stata svolta dal nucleo operativo e radiomobile e dalle stazioni dipendenti della compagnia congiuntamente ai nuclei cinofili di Firenze e Pisa, intervenuti con un'unità antidroga ciascuno. I controlli svolti non hanno fatto emergere particolari criticità e tantomeno hanno fatto riscontrare la presenza di droga. Per il dirigente dell'ISI Garfagnana una preziosa opera comunque quella svolta dai carabinieri nelle scuole della valle. L'iniziativa dei carabinieri, che si ripete ogni anno, e ne parlavo anche adesso col comandante della stazione di Castelnuovo, ha una forte funzione preventiva e lasciatemi dire che sono anche piuttosto soddisfatto, perché proprio adesso ho avuto la comunicazione che la nostra, comunque, rispetto ad altre realtà, mi diceva il comandante, viene da altre zone, anche da altre regioni, e qui trova una situazione intanto meno esposta al tipo di rischio di cui oggi stiamo parlando, ma trova anche una realtà sia da parte delle istituzioni, da chi governa la scuola, ma anche dai ragazzi stessi, molto più predisposta e positiva verso questo tipo di controlli. Per quanto riguarda l'operazione dell'11 dicembre scorso, invece, durante le verifiche sono state segnalate alla prefettura di Lucca 3 persone, di cui 2 di origine straniera, poiché avevano modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. Si tratta comunque di individui controllati in altri ambienti della valle, dalle stazioni ai centri cittadini. Domenica prossima, 15 dicembre, all'auditorium del Ciocco a Castelvecchio Pascoli, è in programma una convention del Partito Democratico. Insieme dei senatori del PD Andrea Marcucci ci saranno Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Simona Bonafè, segretaria
dei democratici toscani. Ci saranno anche i sottosegretari Malpezzi e Margiotta e diversi parlamentari. Torniamo a Lucca per parlare di un piano contro il freddo per soccorrere i più bisognosi e i senza tetto che è stato presentato presso il centro Carlo del Prete. Accoglienza notturna alle persone che vivono per strada. Parte lunedì 16 dicembre il piano freddo con cui il comune di Lucca, insieme con le associazioni del terzo settore del territorio, mette a disposizione una rete di servizi strutturata per rispondere all'abbassamento delle temperature e fornire un supporto caldo e sicuro ai cittadini senza fissa dimora. Partito lo scorso anno, il piano freddo abbandona del tutto la gestione emergenziale in favore di un percorso organizzato. Servizi e novità sono stati presentati venerdì mattina dalla presidente del centro Carlo del Prete, Nerita Begliuomini, dalla presidente della Croce Verde Lucca, Elisa Ricci, dalla referente della Caritas, Valentina Panattoni, e dall'assessore al sociale del comune di Lucca, Valeria Giglioli. Riusciremo con febbraio ad aprire un centro diurno che ci permetterà di chiudere il ciclo del freddo durante la giornata, cioè di offrire un riparo anche durante il giorno alle persone che non hanno una casa. Gli orari del piano freddo per la notte, i dormitori straordinari sono aperti dalle 19.30 alle 8 del mattino, offrono un cena e colazione. Al diurno, che aprirà appunto intorno a febbraio, le persone potranno trascorrere la giornata, fare il bucato, fare una doccia se non sono riusciti a farla la sera. Il piano freddo permetterà l'attivazione fino al 29 febbraio di due dormitori, uno alla Croce Verde di Lucca in viale Castracani per l'accoglienza delle donne e l'altro all'ASP Carlo del Prete in viale Carlo del Prete per gli uomini. Inoltre è previsto il numero verde 800 662 999, attivo 24 ore su 24 per segnalazioni o informazioni, curato dalla Croce Verde di Lucca. A Capannori adesso, per una serata spettacolo promossa dal poeta e scrittore Antonio Tolomei. Orare et glorificare. Si intitolava così lo spettacolo musicale promosso dal poeta e scrittore Antonio Tolomei, andato in scena giovedì al Teatro Artè di Capannori. Un appuntamento dedicato alla fede al quale hanno partecipato tanti artisti del nostro territorio. Protagonista è stato il canto, grazie alle corali Alfredo Catalani di Lammari e Santa Felicita, che hanno eseguito brani su testi dello stesso Tolomei, dedicati tra l'altro alla Via Francigena, a Santa Gemma e al Volto Santo. Presente alla serata anche il sindaco di Capannori, Luca Menesini. E proprio così, una serata dedicata ad Antonio Tolomei, alla sua produzione, alla produzione di tanti testi per musiche popolari che sono state appunto scritte da compositori locali con le corali locali. Quindi una serata, diciamo, all'insegna della lucchesità, del capannorese, ma soprattutto, come dicevo, di celebrazione proprio della vena artistica di Antonio Tolomei, un poeta popolare come qui è stato definito. La serata è stata presentata dallo scrittore Luciano Luciani. Sara Franceschi è stata la voce recitante. Adesso l'appuntamento con l'Ancora di Sergio Talenti. Le sardine sono apotropaiche. Una definizione così colta e difficile sui 2000 giovani che a Lucca hanno recentemente cantato in Piazza del Duomo Bella Ciao non si era mai sentita. Ne sono autori consiglieri comunali della Lega, preoccupati forse del fatto che da Milano a Palermo aumentano le contestazioni dei giovani nei confronti delle politiche, degli slogan, dei modi di essere dell'estrema destra. Ma se uno consulta il vocabolario si rende conto che la Lega qualche motivo ce l'ha per definire la sardina apotropaica, cioè magica, cioè capace di respingere il malocchio che poi sarebbe il Salvini. E infatti le piazze e le canzoni aumentano. Però a ben leggere la nota dei leghisti si scopre poi alla fine che avere paura a fare gli scongiuri sono proprio i leghisti. E fra gli scongiuri il più divertente è l'augurio che questa nuova specie ittica fatta di pesci gregari, scrivono i leghisti, sia divorata più presto dai grandi predatori nobili.
Per concludere che per fortuna il ciclo vitale della sardina è breve. Ecco, sotto forma di metafora, la paura leghista e soprattutto l'urgenza di trovare in qualche modo qualche sortilegio o fattura per evitare incubi apotropaici. Vi ricordo che domenica prossima alle 17 al Teatro del Giglio è in programma lo spettacolo Synergest for Christmas, che vedrà sul palco tra gli altri i comici Paolo Migone e Maurizio Lastrico. Gli introiti saranno devoluti a tre associazioni di volontariato: Anfas Lucca, Il Sorriso di Stefano e NES. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.